Luglio col bene che ti voglio. Il primo luglio, ciao da Mauro. Oggi è San Esther, regina, auguri, compleanni. La famosa attrice statunitense Pamela Anderson. Primo luglio 1967. Assomiglia un po' anche ad Anderson, psicologa forense e criminologa Roberta Bruzzone, è nata il primo luglio del 1973. C'è l'oroscopo di oggi, prima il proverbio, non basta cominciare, bisogna anche finire. Ariete, il sole, tornando sui gradi del vostro segno, vi ricarica di ottimismo e fiducia. Questo infatti è il periodo per voi migliore per sentirvi in perfetta armonia con le energie dell'intero universo. È anche il periodo in cui certamente riceverete doni insperati e avrete grandi soddisfazioni. Stasera sarete molto tranquilli perché la vostra vanità sarà presto gratificata da chi amate. Toro, impegni di ogni tipo riempiranno le pagine della vostra agenda. Siete particolarmente dinamici e non vi spaventa affrontare nuove situazioni, anzi è proprio il caso di dire che andrete a cercare ogni possibile novità. Serata molto tranquilla da trascorrere vivendo l'amore attimo per attimo. Gemelli, vi piacerebbe ricevere maggiori attenzioni da parte delle persone che vi stanno accanto, ma se qualcuno vi si avvicina e per voi non è il momento giusto, provate un immediato senso di insofferenza. È l'altalena di umori che si protrarrà più o meno per tutta la settimana, lasciandovi scontenti e annoiati, quella di cui vi abbiamo parlato. Cancro. La giornata per voi si prevede, come anche per gli altri segni d'acqua, con due ritmi completamente diversi tra loro. Da una parte l'amore andrà decisamente a gonfie vele, dall'altro gli aspetti della vita quotidiana che vi creeranno invece preoccupazioni e tensioni. La salute è un po' incerta. Leone, continua la ripresa sia del vostro stato d'animo che della vostra forma fisica. In netto miglioramento ogni aspetto della vostra vita e il sole vi sorride. Sarete più carichi di fascino del solito e questa potrebbe essere un'ottima arma per conquistare qualcuno, anche se non dovrete abusarne. Vergine, tranquilli cari amici, avrete modo di organizzare con calma e metodo come più vi piace ogni cosa. Avete carta bianca nei campi che vi interessano e quindi non faticherete a portarvi sulla strada che avevate prescelto. L'amore è sereno, la forma fisica è buona. Bilancia, vi sentirete un po' giù di tono, ma è bene dirlo subito, si tratterà soprattutto di una stanchezza fisica che si ripercuote anche sull'umore e sulla vostra vitalità. Non sarebbe male iniziare a seguire una buona cura ricostituente che vi aiuti a superare momenti di stress. Non lamentatevi se vi dipingono musoni, ma se continuate a fare finta di niente ai loro richiami, e ci riferiamo a quelli dei vostri innamorati, faranno di tutto per scrollarvi dall'apatia. Scorpione, il vostro modo di essere è sempre piuttosto raffinato, ma pare che in questa giornata dobbiate fare non poca fatica a mantenere il vostro consueto stile. Vi trasformerete in provocatori, tentando di creare scompiglio nell'ambiente in cui siete. La vostra insofferenza verso il consueto questa sera farà arrabbiare la persona amata. Sagittario, continua il clima di serenità previsto per i segni di fuoco come voi. Vi giungeranno stimoli un po' da tutte le parti, ma se così non fosse, sarete i primi a muovervi per migliorare ciò che fate e per definire quello che può essere rimasto in sospeso. Nulla comunque riuscirà a fermare la vostra voglia di emergere, neppure in amore. Capricorno, riuscirete ad essere sintetici nell'esporre le vostre ambizioni. Solo così sarete ascoltati da persone che potranno aiutarvi a realizzarle, anche abbastanza rapidamente. Non abbiate timore ad agire e non badate a chi tenterà di frenarvi cercando di farvi vedere certi eventuali aspetti negativi. La persona che amate ha bisogno di maggiori momenti di tenerezza da parte vostra. Acquario, nel corso di questa giornata la vostra vita assumerà toni di saliscendi piuttosto alterni, insomma un po' su e un po' giù, sia la sfera emotiva che quella fisica. Dovrete affrontare scambi di opinioni che talora assumeranno tinte piuttosto vivaci. Il vostro atteggiamento apatico potrebbe fare insorgere una discussione tra voi e il vostro partner. Pesci, poca energia e poca voglia di reagire nel corso di questa giornata. Più di una volta avvertirete la sensazione di sentirvi sperduti e privi di difese, forse anche perché il vostro tono vitale al momento è molto basso. Vi accorgerete di essere diventati alquanto lagnosi anche nei confronti di chi amate.